che ha un treno con un po' di appartenenze a Sanno Monzanti e poi concluderà la serata alle Ordinati. Tanto che ho un treno, tu vado sicura che sarà rapidissimo. Io vorrei in qualche modo questa nostra giornata in cui abbiamo fatto anche delle molto critiche e concludere dando una speranza, insomma dicendo qualche cosa che si intende positivi. Anzitutto vorrei dire questo, noi siamo dalla parte del diritto, non dico del giusto ma certamente del diritto. La nostra grande lotta è il diritto contro l'improvvisazione e la mistificazione del diritto. Questo dal punto di vista etico deve essere molto presente in noi, perché saremo pochi, però non bisogna in qualche modo fare una battaglia di grande, uso parole forse improprie o forse però pesanti, illuministica nei confronti dello superiorismo. Qui è stato detto, perché l'improvvisazione è concetto, io sono convinto che è una battaglia di ordine culturale. Qui qualcuno ha fatto riferimento al sindaco d'Italia, si può fare con il sindaco d'Italia, e non è una battuta politica fatta dai nostri amici politici, appunto. Assolutamente vero. Sapete che si continua a ripetere, soprattutto nei, non so come chiamarli, perché di sinistra mi piace, insomma, a chi la pensa in modo diverso del Partito Democratico, a proposito di disciplina del partito, che si dice abbiamo deciso in direzione e quindi dovete seguire la disciplina del partito. Ora, qui ho una esponente del Partito Democratico che potrà confermare, quello che è stato approvato nella direzione del Partito Democratico era la prima proposta di Renzi, che era esattamente il Senato dei sindaci. Lui aveva l'idea che dovessero essere composti esclusivamente da senatori. Poi qualcuno gli ha detto che non si poteva fare, era una follia, che tutto il mondo del Senato dei sindaci non aveva ragione d'essere, e quindi siamo arrivati a questa ibridazione in cui c'è prevalentemente una rappresentanza del Consiglio regionale, più, come sapete, un senatore per regione, che è un pasticcio, ma in qualche modo è espressione anche di una, come dire, di cultura costituzionale. Quindi forse, credo che dobbiamo essere chiari che forse non abbiamo la verità, perché nessuno di noi ha la verità, ma certamente la nostra è una battaglia per il diritto, e questo credo che sia importante. Voglio dire un'altra cosa. Noi dobbiamo cercare, qui è difficilissimo, ma in ruolo di menzogne o falsità del linguaggio, noi dobbiamo cercare di fare uno sforzo per mettere al centro le questioni reali del paese. Forse tra loro che le questioni sociali, ma io parlo soltanto, anzi prevalentemente, certamente, ma io mi rimango alla forma di governo, alle questioni grandi e costituzionali. Beh, insomma, a me sembra evidente, ma nessuno lo dice, che la questione istituzionale oggi è una crisi profondissima della rappresentanza politica, perché quanto è stato qui detto, la ripresentazione dei partiti sarà bene o male, penso sia un male, ma in ogni caso mette in evidenza che cosa? Che non c'è più una modalità di rappresentanza degli interessi, delle sensibilità, delle culture. Diceva bene la senatrice quando diceva, beh, non è soltanto riforma del Senato, ma è riforma elettorale, riforma del finanziamento pubblico. Noi abbiamo la forza, la capacità di porre al centro, di dire che è nudo e di dire che oggi il problema della crisi della democrazia è una crisi di rappresentanza, perché non rappresenta nessuno, rappresenta e non si riesce più a rappresentare nulla di più. Renzi sostiene, ce l'ha con i tecnici, i professori e quant'altro, dicendo è tornata la politica. Guardate, è tornata una politica a volte per i contenuti, allora facciamo la nostra, la battaglia per una rinascita della politica. E da che mondo è il mondo? Non voglio ritornare sempre a quell'epoca che ci spiega tutto, ma evidentemente è troppo vecchio, cioè l'antichità greca, l'antichità classica. Ma guardate, da che mondo è il mondo? Evidente che la politica è la capacità di rappresentare la comunità, di rappresentare gli interessi del comune, non essere autoreferenziali. E adesso io non ho tempo per dire, pretende che questo invece è la rinascita di una politica onanistica, cioè che guarda soltanto a se stessa e che rappresenta soltanto se. Non è questa la rinascita della politica, che invece non lo devo occupare. Ultima questione. Conservatori, innovatori, uffici, parolacce, volgarità,
qualcuno ha detto, brevemente, ha usato una buona espressione, è nato il ronzo stil novo, ecco, contro il ronzo stil novo, con la modernità ingegneria, noi dobbiamo rimettere le cose al loro posto, semplicemente rimettere le cose al loro posto. Io lo dico, perché ogni tanto sento anche tra noi discorsi di conservazione, e la ragione della conservazione è chiara, che rispetto a una messa a un peggiore ambiente è meglio conservare l'esistente, però noi dobbiamo, lo dico, poi qualcuno lo dirà nel discorso filosofico, ma ecco, forse sotto questo profilo, perché no? Dobbiamo avere la capacità di mostrare la nostra capacità di essere propositivi, perché in Italia c'è molto da cambiare, non possiamo più sopportare la accusa impropria in base alla quale noi siamo i conservatori dell'esistente, di questo esistente. Io no, ma credo che nessuno di voi lo voglia essere. Voglio farvi tre esempi, ma potrei trattenere da qui a domani mattina per terminare una serie di esempi. Allora, qualcuno ha citato l'81, tutta la riforma del pareggio di bilancio, dell'equilibrio di bilancio. La riforma dell'equilibrio di bilancio è una riforma di carattere regressivo contro cui noi dobbiamo cambiare le cose. Nessuno lo sa in Italia, salvo il lettore del manifesto che ha comprato il giornale il giorno dopo che ha fatto una conferenza stampa. Nessuno ha preso noto, salvo quel giornale, da loro ha chiesto di scrivere un articolo, forse solo per questo, che sta partendo una iniziativa legislativa popolare di modifica dell'articolo 91, fatelo dire da me che ne faccio male, assolutamente innovativa, perché non crediamo soltanto alla condizione dell'articolo 91, cioè del paese dell'abolizione, per parte relativa alla legge di bilancio, ma diciamo qualche cosa che oggi in Italia sarebbe la vera soluzione di continuità nel segno della Costituzione, cioè quale che sia la condizione economica, la crisi economica, si può fare il pareggio di bilancio, lo si faccia, se lo si può fare, ma c'è qualcosa di superiore, perché la Costituzione è costituzionale, non ce l'hanno insegnato, ed è la tutela dei diritti delle persone. E allora scriviamo che l'81, andatelo a vedere su internet, perché sui giornali non lo troverete, ma c'è una proposta, chiederemo la vostra firma su questo, in cui si definisce questo principio semplicissimo, ma fondamentalissimo. Il pareggio di bilancio deve essere subordinato ai diritti fondamentali, di più. Dobbiamo essere innovatori, perché la questione del lavoro che viene affrontata oggi, l'innovazione non può, non possiamo concepire che l'innovazione è, come dire, l'invenzione dei diritti. Ci sono una serie di proposte. Il reddito minimo di cittadinanza, il reddito minimo di cittadinanza è una rivoluzione. No, c'è un termine usato, non lo uso più, prometto, da che ho visto che c'è un diritto di posta elettronica con Palazzo Ligi che si chiama rivoluzione chioccio, Palazzo Ligi, governo di che è rivoluzione dall'alto, Gramsci, vabbè, ciò, quindi ci hanno annunciato anche quella parola, però è una forte innovazione, ma è anche l'interno della sinistra, perché è evidente che, come dire, bisogna sapere coniugare, non tagliare i diritti anche a chi ha garantito, si fa per dire, perché ho un contratto a tempo determinato e chi è precario, quindi non ha neppure nessun diritto di viaggio, ma in qualche modo dobbiamo riuscire a garantire, questa è la sfida, è la nostra sfida, come dire, un universalismo dei diritti, parole antiche che ritorno che sono assolutamente buone. Ultimo punto, visto che parliamo di riforme costituzionali, ma insomma è chiaro che la rappresentanza è volta per tante ragioni, per il sistema elettorale, ma non solo, per la crisi dei partiti, ma non solo, ma anche perché ci sono troppe tecniche demenziali, i regolamenti vanno a essere parlamentari. Questa è la prima, io ho tre senatori che potranno confermare, il Parlamento non discute più per tante ragioni, per la dominanza del Parlamento, del governo del Parlamento, ma anche perché c'è la prassi dei massimi interventi, il contingentamento dei tempi, la reiterazione delle questioni di fiducia, che i parlamentari non possono esercitare la loro funzione, che è costituzionalmente prescritta. Ma che ci vuole se si volesse innovare la politica? Il regolamento parlamentare, sapete cos'è un regolamento parlamentare, come si modifica un regolamento parlamentare? È un altro che il bicameralismo, perché ogni gran il Parlamento è un po' quello che non sia maggioranza assoluta, ma se condividiamo tutto, ti arriviamo a aria. Possiamo essere noi promotori di un cambiamento, visto che bisogna cambiare tante cose e magari del nome in base ai valori che la Costituzione ha trovato, ma io lo dico ancora con grande, perché ci credo, il costituzionalismo moderno ci ha insegnato o vogliamo invece abbandonarci
storia